Nell'Alghero TG Express di oggi, il sindaco Mario Bruno si è dimesso. Nel corso del TG sentiremo alcune impressioni a caldo. Sport, sconfitte per Mercede e Amatori Alghero. Calcio, cade l'Olmedo, bene gli algheresi in seconda categoria. Sigla. Convenienza extra nei supermercati Delta Coop. Dal 13 al 16 ottobre, spigole 200-400 grammi a 7,98 euro al chilo. Olio extravergine mediterraneo San Giuliano da un litro a 4,59 euro. Delta Coop, il tuo supermercato sotto casa. Buongiorno e bentrovati con Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Il sindaco di Alghero, Mario Bruno, si è dimesso. Il documento è stato protocollato attorno alle ore 10, un documento quasi pro forma, visto che esprime tutta la decisione del primo cittadino di non mollare e di utilizzare questi 20 giorni per rinforzare e allargare la propria maggioranza per affrontare gli ultimi 20 mesi di mandato. Sentiamo cosa ci ha detto Mario Bruno. Le ho pronunciate in aula lo scorso 9 ottobre, le ho rassegnate stamattina. Dimissioni, così come richieste dal capogruppo del PD, che servono per ristabilire un quadro politico coeso e solido. Una maggioranza che negli ultimi 20 mesi di consigliatura porti a compimento le tante opere pubbliche finanziate e soprattutto la programmazione urbanistica della città. Siamo al lavoro da oggi per 20 giorni, quelli che la legge consente per ritirare eventualmente le dimissioni in modo da poter ristabilire una maggioranza davvero coesa. E le dimissioni del sindaco hanno ovviamente messo in subbuglio la politica locale, ma anche mentre i consiglieri comunali traccheggiano, il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, ha già espresso il suo pensiero. Sentiamolo. Consigliere regionale Marco Tedde, oggi il sindaco Bruno ha rassegnato le sue dimissioni. Sì, questa è la notizia del giorno, probabilmente anche la notizia di domani e di dopodomani, perché comunque questa notizia serve per occupare gli spazi mediatici. Sono dimissioni a orologeria, sapevamo che sarebbero arrivate perché comunque l'accordo chiuso da Bruno con i vertici del PD isolano nei primi di agosto di quest'anno andava nella direzione di dimissioni per poi cercare di definire un accordo fra l'amministrazione, la maggioranza o la ex maggioranza che sostiene Bruno e il PD. Sono dimissioni che di fatto vanno a suggellare un accordo, un contratto, un vero e proprio contratto che costituisce una violenza nei confronti dei cittadini algheresi che hanno votato il programma di Bruno, hanno votato la sua amministrazione, la sua coalizione e ora rischiano di trovarsi assieme a Bruno coloro che invece avevano un programma alternativo ed era soprattutto un programma che contraddiceva radicalmente tutti gli obiettivi di Bruno. Io credo che la volontà popolare, la volontà degli elettori debba essere salvaguardata, debba essere rispettata, anche perché poi e si parla delle dimissioni di Mario Bruno anche fuori dalle aule politiche. Sentiamo cosa ne pensa la referente cittadina di Noi con Salvini, Giorgia Vaccaro. Giorgia Vaccaro, referente cittadina di Noi con Salvini, il sindaco si è dimesso. Il sindaco si è dimesso ed è la solita farsa, la solita cosa fatta da lui. Sappiamo benissimo che le sue dimissioni servono soltanto per cercare in questi 20 giorni di ricompattare un centro-sinistra per finire di governare. Ma le urne all'epoca hanno dato un esito diverso e non capisco perché adesso invece si debba fare questo solo per conservare la poltrona. E dopo la lunga pagina politica passiamo allo sport. Doppia sconfitta per le squadre alghedesi impegnate nei campionati nazionali. Nella Serie A2 di basket femminile la Mercede ha perso 77-58 sul parquet della Molisana Campobasso. Nella B di rugby l'Amatori Alghero ha ceduto 35-24 sul campo delle Lumezzane. Sentiamo un commento del coach della Mercede, Claudio Cau. Quella con Campobasso è stata una buona partita per tre quarti di gara. Infatti sino all'inizio del quarto quarto siamo rimasti in partita. Poi purtroppo gli ultimi 10 minuti abbiamo avuto un crollo fisico. Sono molto contento di come hanno giocato le ragazze. Finalmente sto iniziando a vedere un buon gioco di squadra.
nonostante comunque le assenze di Azzellini, che ha giocato parzialmente la partita a causa dell'infortunio, e di Rachele Ceccanti. Sono molto soddisfatto di come ha giocato Aleksandra Petrova con 18 punti e tanto tanto lavoro in difesa e al rimbalzo. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta da Piazza Porta Terra. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'Economia. E chiudiamo con il calcio. In prima categoria sconfitta per l'Olmedo 1-0 a Siligo. Bene invece gli Alghieresi nel campionato di seconda, con la 1945 Alghero che ha esordito battendo 2-0 i Villanovesi del Minerva, mentre l'Audax Algherese ha sbancato 2-1 Putifigari e il Treseligas 1-0 il campo della Villa Sassari. Pareggio 1-1 tra Maristella e San Paolo Apostolo. Sentiamo il commento del tecnico dell'Audax, Geppo Serra. Sportivi, buonasera, siamo collegati con il campo di Don Bosco d'Alghero e ai nostri microfoni abbiamo il mister Serra. Una partita Buonasera. vittoriosa combattuta con Putifigari, con la Boll Putifigari, e allora un commento a caldo. Sì, è stata una partita combattuta, però secondo me già al primo tempo potevamo chiuderla perché siamo andati su 2-0 dominando, comunque giocando bene la palla e potevamo avere, abbiamo avuto un paio di occasioni per chiuderla, perlomeno per andare su 3-0 e finire il primo tempo quindi con un risultato di 3 gol all'attivo, però purtroppo non siamo riusciti, quindi al secondo tempo poi in effetti abbiamo dovuto soffrire per portare a casa il risultato e alla fine anche al secondo tempo pur soffrendo abbiamo avuto diverse occasioni per arrotondare il risultato e anzi chiudere la partita, ma purtroppo non siamo riusciti e quindi abbiamo sofferto fino alla fine, ma l'importante era portare a casa i 3 punti e l'obiettivo è stato raggiunto. Una cosetta sui ragazzi che anche oggi hanno dimostrato di essere attaccati alla maglia e volenterosi, stanno facendo di tutto per passare dei bei pomeriggi la domenica. Quindi complimenti va soprattutto ai ragazzi. E ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande, potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! L'app di Alghero Channel, la web social TV. Puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social TV.